oggi andiamo a scuola di dolci. Allora, siamo a novembre, perciò impariamo a fare il pane dei morti con il nostro pasticcere, che è sempre Bruno Bianchi. Bruno, allora, nelle prossime puntate insegneremo anche a fare il pan di Spagna. Ora, noi ce l'abbiamo già pronto, impariamo il procedimento, anche perché sono questi frutti della stagione. Allora, insegnami che cosa devo fare, da dove devo partire. Innanzitutto, quali sono gli ingredienti? Allora, gli ingredienti, possiamo vedere, mandorle, nocciole, uvette, ciliegie candite, vaniglia, lievito in polvere, farina, zucchero semolato e cacao. Cacao, pan di Spagna, vaniglia e spumante dolce. Sembriamo gli Oompa Loompa della fabbrica di cioccolato, Bruno. Allora, mentre lui ha tritato il pan di Spagna con le nocciole e le mandorle, che a casa ovviamente si può fare con un frullatore che tutti hanno, io ho tritato le ciliegie candite. Ora? Adesso viene, mettiamo tutto nel catino della della planetaria o montapanna e uniamo tutti gli ingredienti. Io metto lo zucchero, ovviamente noi siamo dei golosoni e lo stiamo facendo per grandi quantità, a casa le quantità sono minori e si possono impastare con le mani, vero Bruno? Certo, non c'è nessun problema. Guarda qua che catena di montaggio, farina, cacao, la frutta candita, lievito in polvere, un pizzico di vanigliina, sempre in polvere, alla fine vino bianco dolce. A lei si brinda. Esatto. Se ne mette un po', poi si aspetta per vedere la consistenza. Adesso amalgamiamo il tutto. Ecco qua il nostro impasto, pronti per fare il pane dei morti. La placca con la carta da forno, che si può, se non c'è carta da forno, ovviare ungendo la placca col burro. Allora, questo è il nostro sac à poche, abbiamo già imparato nelle scorse edizioni che cos'è. Certo, un sac à poche che si trova in qualsiasi negozio degli alimentari. Allora, riempiamo il nostro impasto, che deve diventare bello omogeneo. Poi si formano dei filoncini lunghi 5-6 cm, questo sistema qua. A questo punto la placca va infornata 15-20 minuti, 190 gradi. Eccoli qua, e quelli che ho fatto io si vede, che sono questi qui. Manca solo una spolverata di zucchero a velo e poi li mettiamo sul nostro vassoietto. Finisci te, Marianna, che ormai sei esperta, una spolveratina così, esatto. Esagero? Tutto. Sì, va bene, così, perfetto. Impiattiamo, vai Marianna. Mettiamo nel nostro vassoietto. Vassoietto. Poi vi dicevi, Bruno, che conviene mangiarli il giorno dopo perché diventano più morbidi. Maestro Bruno, il nostro pane dei morti è pronto. Ci vediamo mercoledì prossimo con una nuova lezione. A me a questo punto non resta altro che assaggiare. Ciao!